un posto in cui si campa bene, si vuole cambiare, quali sono gli elementi, qual è l'elemento proprio che viene da dentro, che ti fa dire voglio cambiare? Questo che noi ci chiediamo da un po' di settimane. Ma io francamente che in Emilia si campa bene lo sento dire da tutte persone che non vivono in Emilia. Ieri alla manifestazione delle Sardine c'era Pif che diceva ma qui va tutto bene, però forse non dico che era la prima volta che era a Bologna perché ci sarà stato, ma quanto ha vissuto Pif in Emilia Romagna? Chi è che dice che si vive bene in Emilia Romagna? Gli amministratori emiliani e romagnoli del PD e la gente che non vive bene in Emilia Romagna. Pure i dati, sono dei numeri che sono incontrovertibili. Ma se noi la paragoniamo giustamente alla Campania, si vivrà anche meglio che in Campania o anche meglio che in Calabria. Questo non significa, noi sappiamo che la gente che lavora poi nutre delle ambizioni di migliorare la propria vita, perché sennò uno cosa lavora a fare? No? Per dare i soldi nelle tasse allo Stato, uno lavora per migliorare la propria vita. Tanto più tu lavori, tanto più sei produttivo, più si alzano le tue ambizioni e le tue pretese. Quello che ne so io, mi sembra che gli standard della vita, gli standard qualitativi dell'Emilia non siano migliorati negli ultimi 10-15 anni, a fronte invece di uno sforzo notevole. Io so che la situazione del lavoro non è così buona, è aumentata del 280% la cassa integrazione. A Bologna il lavoro funziona solo con l'interporto, che sono lavori di bassa manovalanza. Le liste d'attesa, certo, magari se le paragoniamo a quelle della Calabria, ma le liste d'attesa della sanità sono parecchi mesi anche per problemi seri. Vedo che Gerardo Greco alza il sopracciglio, però prima faccio rispondere Nardella.